Publio Virgilio Marone. Raggio è uno dei miei maestri, a cura di VB. Publio Virgilio Marone, 70 avanti Cristo, 19 avanti Cristo. Noto come Virgilio, è stato un poeta romano, autore di tre opere, tra le più famose della letteratura latina, le Bucoliche, le Georgiche e l'Eneide. Virgilio si è manifestato attraverso lo strumento del cerchio e seno in xenoglossia latina. Per prima si è manifestata la guida del cerchio e seno Alexander, che si è espressa nei seguenti termini. Alexander, salve. È con immenso piacere che incontriamo di nuovo questi cari amici. È un benvenuto particolare al caro amico Alfredo, Alfredo Ferraro. Dopo avremo tante cose da dirci. Il mio intervento ha un duplice scopo questa sera: di creare le condizioni ambientali giuste per permettere ad un'entità nuova nelle manifestazioni, molto particolare. Questa entità ha vissuto la sua esperienza terrena moltissimi secoli or sono, e ora, fra pochi decenni del vostro tempo, ritiene che sia il momento di ritornare nella materia, quando le condizioni sociali saranno per lei favorevoli. È un'entità che finalmente ha lasciato gli schemi mentali di quando era incarnata, e quindi la sua manifestazione può presentare dei problemi. Per cui invito il caro amico Gino a mettere di nuovo in funzione la musica, affinché si creino le vibrazioni più valide per questa entità, e poi pregherei tutti voi di formare la catena. Ora, la musica sia a un livello giusto, un pochino più accentuata, può andare bene, grazie. Avremo modo dopo di dialogare. E poi c'è un'altra sorpresa. C'è un'altra entità che per la prima volta presenzia questa riunione. Non si è mai manifestata attraverso un mezzo ad incorporazione completa e profonda. Quindi non so se riusciremo a far sì che questa sera tenti. Ma anche se non riuscirà, darà un messaggio molto importante ad uno di voi. Non vi anticipo niente, in quanto rappresenterà una prova. Bene, mi raccomando, ora concentratevi. Il problema di questa entità è quello del linguaggio. Quindi sarà aiutata da tutti noi e non parlerà la vostra lingua. Qui inoltre questa manifestazione ha un significato particolare. Io momentaneamente vi lascio. E a risentirci più tardi. Subito emerse l'intenso travaglio del medium, conseguente alla particolare difficoltà derivante dal misterioso processo di incorporazione. Queste manifestazioni concomitanti, di cui di solito non si parla, stante la mia esperienza, quella di Alfredo Ferraro, presso parecchi gruppi, hanno per me un grande significato. Infatti, il rendersi conto che soggetti mutuamente sconosciuti sono protagonisti di epifenomeni identici in ambienti diversi è assai significativo in relazione all'avallo della fenomenologia in argomento. Ma passiamo ora al messaggio xenoglottico, corredato di traduzione interlineare. Ave fratres, ego fui etero. Salve fratelli, io sono stato e sarò. Andes me genuit, extinctum funere crudeli. Andes mi ha dato i natali, estinto da morte crudele. Apud Calabri, ecogla. Quinta 26. Nei pressi della Calabria. Non ulli,
sit mihi triste, nunc sho quid sit amor. Ecco la ottava, 43. Nessuno sia per me triste, ora so cosa sia l'amore. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori. Ecco la decima, 69. L'amore vince tutto, anche noi cediamo all'amore. Ego stultus, putavi quae, libertas gravis. Ecco la prima, 19-20. Io stolto, credetti che la libertà fosse dannosa. Continua. Il testo dura a lungo. Al termine del messaggio la guida Alexander riprese a comunicare e all'osservazione di uno di noi, che si disse stupito della pronuncia peculiare di un certo numero di vocaboli latini, proseguì in questi termini. Ecco, mi fa piacere e vi assicuro che in antichità la pronuncia era proprio quella. Tu ti riferisci per esempio al termine cielo e invece ha detto caelo. È stato detto otia e invece voi dite ozia. Bene, è una lezione interessante. Credete che ai tempi di questa entità la pronuncia era proprio così. Continua.